Ricordate lo scontro che ho avuto il 2 agosto scorso con la Presidente Boldrini? Presidente Boldrini, articolo 8 e seguenti. In primis è nostro pieno diritto fare valutazioni sul suo operato. Pieno diritto. Lei può rispondere, ma noi abbiamo tutto il diritto di fare valutazioni sul suo operato. Primo. Secondo, poc'anzi lei ha detto la legge al Senato verrà votata. Lei si può prendere questo impegno da Presidente della Camera? Cosa ne sa lei che cosa succederà sulla legge sui vitalizi? Chi ci garantisce che non verrà affossata? Chi ci garantisce che non verrà annacquata? Chi ci garantisce che non verrà modificata per rispedirla qui alla Camera e per non veder mai approvata una legge sul taglio dei vitalizi e non farla mai diventare legge dello Stato? Lei si può prendere questa Questo non è un responsabilità richiamo parlando a nome al del Presidente regolamento, Casonò? onorevole Di Battista. Comunque c'è un iter in sto corso, concludendo il quindi richiamo al non c'è un regolamento. richiamo al regolamento. Mi dispiace, lei sta facendo un intervento Ma nel questo lo merito, dice non un lei. richiamo al regolamento. La ringrazio, onorevole Di Battista. Onorevole Caparini, prego. Allora, benissimo, onorevole Caparini. Onorevole Di Battista, la richiamo all'ordine. Lei non può parlare adesso. La smetta, la smetta, la smetta, la smetta. Lei ha terminato il suo intervento perché non era un richiamo al regolamento. Si attenga alle regole. La richiamo all'ordine per la seconda volta. Onorevole Di Battista, la smetta. Allora, guardi, se lei pensa che questo sia un modo per, come dire, lei ha già parlato. Onorevole Di Battista, esca da quest'aula. Esca da quest'aula. Si allontani dall'aula. La ringrazio. La ringrazio, onorevole Di Battista. Si allontani dall'aula. Quel giorno mi arrabbiai moltissimo perché la Presidente Boldrini dichiarò inammissibile la proposta del Movimento 5 Stelle per il taglio dei vitalizi agli ex deputati che avanzammo appunto quel giorno durante la discussione del bilancio della Camera dei Deputati. Lei sostenne che non si poteva votare in quel momento quella proposta perché già era partita una legge, quella appunto per il taglio dei vitalizi di tutti gli ex parlamentari, che qualche settimana prima era passata alla Camera, ma che tutt'oggi aspettiamo che passi in Senato. Ripeto, io mi arrabbiai moltissimo e le dissi che non si poteva permettere di parlare di una legge che doveva essere ancora discussa in Senato, perché nessuno ci poteva garantire la sua approvazione. E infatti avevo ragione, perché ad oggi questa legge, la legge sul taglio dei vitalizi per tutti gli ex parlamentari, ancora non viene discussa in Senato. Il Movimento 5 Stelle si è battuto da sempre per il taglio dei vitalizi. Continueremo a farlo nelle ultime settimane appunto di questa legislatura. Io non so come andrà, faremo opposizione, faremo pressione, però ricordo i volti dei parlamentari del PD alla Camera che avevano le facce da funerali di Lenin mentre votavano la legge sul taglio dei vitalizi. Il giorno in cui io e Luigi ci abbracciammo appunto perché era passata la Camera, vedete la differenza? Noi ci abbracciamo quando riusciamo soltanto alla Camera, come primo passaggio ad abolire un privilegio, gli altri si abbracciano solo quando rileggono Napolitano, quando fanno passare una legge che consente ai partiti politici di scegliersi i parlamentari. Comunque noi ci impegneremo. Vorrei soltanto dirvi una cosa in maniera molto chiara e trasparente. Faremo di tutto, ma qualora questa legge non dovesse passare, la legge sul taglio dei vitalizi agli ex deputati, sapete con chi prendervela, esclusivamente con il Partito Democratico. E mi auguro che non sarà più votato perché ha preso in giro i cittadini.